la corazza che mette il guerriero, come il Maori era tutto tatuato, andava nudo, un guerriero Ue non va in guerra se non indossa questa maschera. Perché questa maschera è quella che lo fa vincere, non è l'abilità nelle armi. Prima di ogni altra cosa io mi devo proteggere, perché se non entro in battaglia con determinate garanzie spirituali, io rischio di non entrare nel mio paradiso, perché non ho la maschera. Oppure perdo, perché ho perso la maschera, perché vince come dire, la forza spirituale avversaria. Quindi noi che stiamo continuando a vedere mostre su mostre, no, di opere d'arte sacra, l'arte sacra africana, oppure l'arte africana, questa non è arte, questi sono oggetti liturgici, questi sono oggetti sacri, che andrebbero rispettati, come diceva una grandissima antropologa, che insomma, diceva tante cose tanti anni fa, cioè questa roba non dovrebbe stare nei musei, perché queste sono cose vive, ma qui poi su questo concetto non dovrebbero starci neanche i dipinti che stanno nelle chiese, non dovrebbero stare nei musei, dovrebbero stare nelle chiese, perché sono cose vive, ma questo è un altro discorso, fino ad arrivare all'arte nuragica. Allora, voi vedete che se io guardo queste cose, io mi rendo conto che questi sono dei menhir, perché l'arte nuragica, la cultura nuragica sarda, ha a che fare con la cultura celtica, che gli arriva sia dal nord Europa, sia dai fenici, dall'Asia Minore, che portano cultura celtica. Ora, i celti portano tutta una serie di cose che poi qui possiamo vedere, insomma, con molta pazienza, perché la cosa è un po'... Allora, si può affermare semmai che i sistemi o forme sono tutti già presenti sin dall'inizio, e questo è il punto fondamentale. Il concetto di progresso andrebbe eliminato nel passaggio da una forma all'altra, e io vi faccio vedere per sintesi che le forme artistiche sono riducibili a solo 5, non ce n'è che ce ne stanno di più. C'è il figurativo che conosciamo noi tutti, Leonardo, Raffaello, Michelangelo e tutte le forme deteriori o superiori, poi c'è l'informale, poi c'è l'astratto, poi c'è l'aniconico e poi c'è il performativo. Il performativo è quello che dicevamo, sono le danze tribali che oggi noi vediamo in tutti i teatri di danza del mondo, oppure nei musei, oppure nelle grandi esposizioni, no? Cioè, ci sono alcuni artisti contemporanei che fanno azioni di danza, oppure azioni mimiche, oppure azioni fisiche, ma sono operazioni performative. Cioè, non le ha inventate il Novecento, non le ha inventate uno studio approfondito di alcune forme, ma è un recupero, potremmo dire, di tutta la tradizione pre-cristiana. Allora, parliamo del sistema d'arte, e poi dopo ci lanciamo nella comprensione più semplice. Lo applichiamo. Allora, all'inizio c'è la Weltanschauung, o visione del mondo o religione, perché questo, per esempio, ci può essere un'arte comunista, ci può essere un'arte di Stato, ci può essere un'arte fascista, ci può essere un'arte nazista, ci può essere un'arte di Stato statunitense. In che cosa credo io? Qual è la cosa in cui io credo? Credo nello Stato italiano? La mia visione del mondo è quella statalista italiana, d'epoca fascista e post-fascista, fascista e repubblicana, oppure giolittiana, liberale, oppure fascista, oppure repubblicana. Sempre è lo Stato che detta le regole. Non c'è più Dio, ma c'è solamente lo Stato. Le leggi le fa lo Stato. E le leggi di Dio piano 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 incominciano a essere indesiderate. A noi delle leggi di Dio non ce ne può fregare di meno, perché esiste solo lo Stato che fa le leggi. Dio, se c'è, sta per conto suo e non ha a che fare con lo Stato. Quindi, di conseguenza, se io ho questa visione del mondo, determinerò le regole interne del sistema. Non so se mi sto spiegando. Cioè, in che cosa credo io? Se sono romanista, cioè, no, perché qui, perché l'unico concetto religioso contemporaneo, tanto poi lo mettiamo, no, è la fede calcistica. Cioè, se sono da Roma, sono da Roma, sono da Lazio, sono da Lazio. È impossibile passare da un sistema all'altro, da una religione all'altra. Però la Weltanschauung produce i principi, cioè dalla visione del mondo che io ho deduco i principi fondamentali, cioè quelli che mi determineranno l'operazione artistica, l'azione artistica.
dai quali si deducono le regole, che poi a loro volta creano il vero e proprio sistema d'arte, che è vivo e dinamico e si sviluppa nel tempo, ha un progresso interno. E appunto perché ha un progresso interno, non è statico, e incominciano a venire fuori tutti gli stili possibili e immaginabili. Barocco, Rinascimento, Gotico, fino allo stile col punto interrogativo, quello che stiamo producendo adesso, che non sappiamo ancora come chiamarlo. E da questo, tutto questo, alla fine viene fuori un canone o tradizione. E qui c'è un punto fondamentale. Per esempio, il sistema artistico cristiano occidentale ha prodotto un canone in letteratura che è Dante, è canone, è Shakespeare, o nella nostra contemporaneità è, non lo so, On the Road di Kerouac. Kerouac è canone, o perlomeno On the Road è canone. E non a caso, oppure, non so, se uno volesse mettere anche Tolkien, no? E se poi uno va a vedere i grandi canoni della letteratura di tutti i tempi d'Occidente, guarda caso sono tutti cattolici, compreso Shakespeare. E questa è una cosa che poi, se studiata, produrrebbe delle cose interessanti, estremamente interessanti. Ma adesso qui sovrassediamo. Allora, arriviamo alla questione. Finalmente cominciamo a parlare d'arte. Vi ho dato tutti gli strumenti per poter capire quello che diremo adesso, da qui fino alla fine.